Sigla. Ma perché? Ma non hanno senso. Oh, è arrivato il fotomontaggio senza fronte, Marco, stai da Dio. E ogni giorno ti ascolto, poi non mi serve molto per sentirmi già meglio. Non sento le voci. Come la prima volta mi è sconvolto la vita in quella macchina al semaforo. E so che mi fermerò in questa fantasia. La voglia matta di viaggiare e di andare via. E dove andiamo? Le mani! Se ti ascolto già so che mi fermerò, perché sai già cosa voglio. Nella mia testa sei tu, mi fai sognare ogni giorno. Dai, dai, dai! Forza, forza. Noi! Noi siamo lo zoo! Lo zoo di 105. Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace. Buongiorno! Oddio! Ha visto la porta, Oddio! Sei una bella scimmiettina, Marco! Esci grosso così! Stai da Dio, postala su Facebook dello zoo, vogliamo vedere la gente che condivide. No, ragazzi, allora, in alcune foto io sembro calvo, ma in realtà è colpa dell'afa e dell'umidità, certo. No? Ah, ho capito, è il miraggio, è la riflessione del sole nelle gocce d'acqua che crea quella sensazione. Un effetto bravo, ottico. Bravo, capito. C'è il miraggio in testa. Sì, tu c'hai un arcobaleno in testa, Marco. Sei fantastico. Allora, succede questo, che l'umidità, no, cosa fa? Siccome io ho capelli molto fini, me li dirata, ma è solo un effetto ottimo. Certo, tu non hai una chioma, hai della rifrazione, diciamo. Bravo. Stai bene con l'atmosfera in testa, comunque stai a Dio. Date a fanculo. Cosa ti pettini con l'ozono? Che schifo, ragazzi. Vabbè, parliamo di altre robe che è meglio. Bravo. Sì. Parliamo di altre robe che è meglio, perché oggi, signore e signori, vorremmo iniziare facendo i complimenti a questa donna, un'eroina. Un'eroina. Peccato che sia inglese e non sia italiana, quindi sarà difficile raggiungerla. Però questa ragazza, mentre giocava col suo vibratore, sì, alla guida della sua Mini, è riuscita a schiantarsi in auto contro un furgone. Poi la gente si lamenta a non bere mentre guidi e non fumare, che la sigaretta poi potrebbe compromettere la sterzata, e non rispondere al telefono. Invece no, vedete, i problemi oggigiorno sono altri, signori. Allora, io gingillarsi il fregnone con il dildo è pericoloso. Bravo. Dovrebbero farlo sui cartelli stradali in autostrada. Bravo, io voglio vedere il cartello di RTL 102.5 con scritto non ti trivellare la Bernarda mentre sei alla guida, con sotto il marchio della radio. Bravo, hai ragione. No, ma adesso scusa Paolo, ma il marchio di RTL è a forma di fica, quindi è vero. Cioè, sì. Ci starebbe anche una fica con una grande infiammazione intorno. No. È un caso di vaginismo. Scusa, ma dobbiamo essere aziendalisti, perché adesso sull'autostrada c'è anche Radio Monte Carlo. È vero. No. Non ciucciare il lobo al guidatore mentre. No, allora, non i consigli specifici. Radio Monte Carlo c'è. Occhio Rolex. Sì. Questo è come Radio Monte Carlo in piccolo. Fermati e lava la tua Bentley. Non vorrei mica fare brutte figure. Se sei robe. Stanco, bevi un Cartiz. Consigli Radio Monte Carlo. Se il tuo autista è stanco, passa il volante all'altro autista. Certo. Vado a Monte Carlo. Comunque adesso voglio dare un consiglio a tutti quanti. Adesso le donne, mi dispiace perché è più complicato. Sì. Però l'uomo, sì, per stare sveglio alla guida, vedi, Alan, Alan ha ascoltato il mio consiglio. Ragazzi, ma scusate, dopo l'eiaculazione c'è il momento di refrazione. Cioè, ma no, tu ti devi fermare un momento prima. Sì. Se devi riuscire al gioco ad arrivare al casello, che sei lì che stai. Tu allora fai il fazzoletto a fungo, si chiama, bravo, no? A paracadute. Lo fai, sì, su proprio. Se c'è un elastico, quello per i capelli, meglio ancora, che non c'è lo sbattimento. Esatto. E tu, diciamo, ti mungi piano, lentamente, per tutto il tragitto e non ti addormenti. Il problema è che quando arrivi al via card c'è la voce che ti fa arrivederci. E io non resisto. Il problema sono i camionisti di fianco, no, quando tu ci stai toccando. E se lo fanno anche loro, diventa un po' brutta la situazione. Sì, però no, a me è successo. È successo poco prima del casello, che ero lì, non ce la facevo più. E no, la macchina Paolo si
singhiozzava. Perché c'avevo il piedino che andava. E ora troppo bello. Io l'ho presa col cambio automatico apposta, guarda. Fantastico, cazzo. Pensa, mi sono immaginato la scena di Fabio con la macchina di merda che ha comprato, col cruise control che si fa una sega che passa dritto al casello col cazzo in mano. Ma sentito che la sua macchina è l'unica che si spegne con lo start and stop, che non va quando c'è l'aria condizionata. No, cioè, è la macchina che decide lei quando fare le funzioni, capito? Certo. Ma la mia, oltre ad avere start e stop, ha anche il rec. E non so che cazzo ci devo fare. C'è anche la pausa. C'è il rewind pausa. E torno indietro di 100 metri. Non ho capito che cazzo serve. Ritorna al via. Che cazzo hai comprato? Che macchina di merda. Ma poi c'ha il navigatore che è un po' datato. Ok. Ci sono anche, c'è ancora la Gallia. Transalpina. Attenzione ai saraceni, il prossimo video. Pirati dell'Illirico, il prossimo autogrill. Non so, devo aggiornarlo. Invasione di vichinghi a destra. La faccia di Marco quando ha visto la tua macchina, ragazzi, avrei dovuto fotografarla. Ma sai cos'è? Che in foto sembrava carina perché sembrava più grande. Sì. Vista dal vivo, tu sembri un uomo con le ruote quando la guidi. Cioè, talmente piccola. È un urban crossover, ma va. È una merda di macchina, punto. Senti quell'altro povero Cristo che gira con la zaffira. E quel figlio di puttana fancazzista va in giro con l'Audi Q3. Ma anche con la 96 sarebbe meglio. Ma muori, bastardo. Dai che ci colleghiamo con The Walking Gag. Siamo arrivati alla puntata numero 23.